Gli eroi. Cos'è un eroe? Una parola spesso abusata. L'eroe va parametrato rispetto al contesto nel quale si spende. Quando si parla di sport, quando si parla di imprese sportive, quando si parla anche di debacle sportive, quando si parla di storie dello sport, si parla semplicemente di anima, singolo e collettivo. E quando si dice che lo sport appassiona così tanto perché è la metafora della vita, si dice una cosa tanto banale quanto importante. E allora quest'epica dello sport, che fa in fretta a diventare etica, ed entrambe fanno in fretta a mettere i calzoncini a finire in campo, necessariamente deve essere custodita, raccontata e trasmessa. Attraverso Sport Heroes proverò a puntualizzare, a raccontarvi delle storie, spesso da voi non conosciute, in qualche caso conosciute. Perché se non le conoscete, magari conoscendole apprezzerete, avrete un'emozione. Se le conoscete, rivivrete quell'emozione. L'emozione stessa rivivrà assieme a voi. Tutto ciò porterà la nostra comunità a crescere. Una comunità che ha un unico principio fondatore, quello di emozionarsi attorno alle imprese dello sport, senza colore né bandiera, ma soltanto per il gusto di esserci, di esserne parte, e quella di trasmetterla agli altri. Benvenuti a Sport Heroes. C'è un altro nel tiro da parte di Azzurri. Ecco un tiro in rete. Violano, parte. Ecco lo scatto di Fontani. Avevo detto due. Vola verso il podio. Vola verso il podio, Yuri Checchi, vola. Durissima, è durissima adesso. 1-1, Italia campione d'Europa.